amico. Sorpresa! Ah, sorpresa, mamacita! Ehi! Guarda del futuro, sigaretta del futuro. Allora ragazzi, eccoci qua. Un saluto da Filter Jux, Max Forte, di videogiocare. Ciao a tutti. E Luca di Silus Planet. E Luca, scusate. Il Gesito Scott. Di Silus Planet. Sono qui con... Sono qui con... Torino, c'è libera che fate stasera in box. La benzina. Siamo qui con la tesissima Hacker Pack Edition di Call of Duty Black Ops 2. Andiamo a vedere un po', vai. Ah, qui c'è il gioco separato in questa busta trinza. Apri la busta. Apri, no. Perché non so se c'è. Facciamo anche la sappiamo se no, no, Luca da buon venditore non sa se c'è il gioco. Facciamo l'unboxing anche della busta. Dicevano che forse c'erano dei codici, ma... contenuto bonus è qua, insomma c'è anche il tema multigiocatore, il tema zombie, scusa per questi sciocchi. Bene. Roba imperdibile. Passiamo alla roba. Capolavoro. Eccoci qua, ora come cavolo si fa sto lavoro. Mi sembra trappolo da Black and Denver, C'è il l'involucro sociali sono quelli. L'involucro di carta, qui così, con il logo, la scheda Call of Duty. Lobo. Vabbè, inutile, dai. Vai, via. Apriamo! Tanto voglio far notare che la plastica, il baule è di buona fattura, plastica insomma spessa, resistente. Vai, 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 culo! Dai, anche se dici cazzate, è una bella sorpresa, dai. Allora. No, ma non si apre, è finito, è chiuso. Eccoci. Sì, ma devo vedere gli altri, non te. Si presenta bene la confezione. Ma carina. Bella, e... non carina, bella. Parti da questo. È fino un peccato aprirla però. Allora, qui abbiamo vediamo una un po'. La scatola bellissima, un design bellissimo. Le scatole si aprono di qua di solito. Cioè, carica batteria del trapano. Ecco, ma qui c'è. Radio comando. Stai pazzito. Allora, radio comando. Poi cavetto USB, vabbè, radiocomando ragazzo, eccolo qua. Cavetto USB per la carica del drone, sicuramente. Pile, peccato perché pensavo che manca fosse... solo pile sopra. Black and Decker. Ora vediamo se sono solo tre pile, no. No, sei pile. Sei pile, ma penso siano solo per il radiocomando. Il drone, eccolo qua, viene caricato. Bam! Sono una batteria interna. Ok, vai. Metti via lì, qui abbiamo istruzioni di volo. No, sì, quick tips, sì. Questa è per figura. Sarà per come fare l'atterraggio. Questa qui è vuota, sì. Beh, siamo impiazzenti di vedere il pezzo. Impiazzenti, Dovrebbe essere lì. Molto dovrebbe piazzente. Essere qualcosa. Aspetta, prima fai vedere questo, che quello lasciamo per ultimo. Qui il drone, no, è troppo leggero. Il drone è un po' di stivolo, Pensavi che fosse di acciaio inossidabile, poi di titanio. Ci voleva molto la scopa per farlo volare. Qui ci sono le monete, bellissime. Il contenuto monete. Dell'Arden. Bellissime. C'è anche nell'Arden qui. Il contenuto dell'Arden. Questo è il contenuto dell'Arden Edition. Tiriamo fuori, andiamo... Forse. Fa un po' di grip. Cambia fa l'effetto scuriggio quando lo tiri fuori, faglielo fa. L'effetto scuriggio... Fanti, non via. Giro, che si è emozionato. Vai, dai. Intanto io vado avanti, qui abbiamo una steel box. Che no, secondo me è brutta. Quindi, comunque, secondo me è bella. È una steel box. Quella di Assassin's Creed era più bella, però. Ma chi se ne frega? Mo siamo a fare la moto in cosa me ne frega? Vabbè, vabbè, ma dai, gioco più bello. Vedi, fa tanto il caso, poi non ce la fa manco. Due bellissime monete. Bella. Un po' vedere. Che sono quelle che sono contenute nella Arden. Sì, lo stesso. Quindi queste qua sono... ci siamo. Materiale, anche senza materiale... scatolone. Sono un polistirolo. Allora, vai. 200 km. Ma comunque fai piano perché essendo di polistirolo potresti spaccarlo. È come quel del tappone. Guarda, non so perché una volta non so come lo dici che il punto quello del cielo non ve lo diamo perché rischiate la vita. Ma appena che c'è la cioè c'ha più scatole che contenuto. Sì, è vero, sono un po' troppe scatole. Ecco. Alla fine è come la matriosca dentro il drone. Occhio, davvero. Tiralo via. Conviene solo fare un po' di da dietro. Di polistirolo. È proprio puro polistirolo. Allora,
Sinceramente non me l'aspettavo così piccolo, ma pensavo fosse un po' più grande. E più poi grande insomma, lo abbattono di polistirolo, ma di polistirolo pesante, oppure pesante si spacca subito, è molto delicato come possiamo vedere, è piccolo, cioè a qualche parte questa non sarà anche esserci, per non pagarla esserci le basi ormai Luca ormai l'ha aperta, ma come si carica sto lavoro qui? Qui a molla sa. Comunque vedi c'è la cam sul davanti. La cam sul davanti. Ah, c'è anche la cam, ok, come c'è anche una cam. Come nella macchinina del Black Ops 1. Quindi tipo lo puoi mandare al piano di sopra e spiare la vicina che si cambia. Anche esatto. Anche al supermercato Rasoterra, spiego. No, al piano di sopra. O anche altezza accesso mentre uno sta cagando. Ragazzi, qua non vedo altre cose, Sei soddisfatto la base dei soli per la carica non c'è. La base c'è qua qui dentro. No, no, lì dentro è vuoto. No, non so, perché di solito le collector dietro c'è il buco. Sì, certo, ma manca la base. Sì, ma ci dovrebbe essere la base. Che base? Attenzione, sì, attenzione, attenzione fallata. Adesso devi tornare a fare. Forse è questa. No, no, no. No? No, dovrebbe essere tutto. No, c'è, ci dovrebbe essere, è vero, l'ho visto. Però qua, vedi? Questo è il contenuto, guarda un po'. Dai qua. Abbiamo trovato lo scompartimento. Ragazzi, non trovatemi l'acqua al mare. Parla Lucchi. Sì, attenzione, base capolavoro fatta con un piro dritto e una bocchetta a forma del cazzo, non è che. Secondo me non c'è una bella sega qua dentro. Non c'è un foglio di carta con un piro di plastica. No, secondo me c'è quel piro di plastica da qualche parte. Sì, no, scusa, sì. Eccola lì. No, no, allora guarda, è fatta così. È il mistero della base. Questo oggetto, secondo me lo crei col cartone. Luca deve tornare a Torino. Secondo me lo crei col cartone. C'è ragione. Secondo me la crei. Non è possibile. Scusate, che cazzo. Per 180 euro non ti danno manco un pezzetto di plastica dove mettercela sopra. Evidentemente. Ce l'hai io. Qui si è sentito qualcosa. Luca, domani devi andare. Aspetta che mi sa che questi qua sono gli adesivi per rendere il velivolo un po' più pesante. Più resistente, sì. Più pesante. Come pesante. Per dargli l'aerodinamica. Adesivi di piombo. Allora, ci deve essere un sistema. Vediamo se ci sono questi adesivi da attaccare alle a questi cazzi qui. Rotori. Per, sicuramente per renderlo un po' più resistente agli urti, insomma, se vai a sbattere. Alle intemperie. Credo, Qui dentro doveva esserci qualcosa. Aspetta che faccio la sua. Qui c'è il cavo USB. Ma no, qua c'è il cavo USB. Vabbè. Chiameremo Scotland Yard. Chiameremo Piero Cia. E Steve Jones, ok. Ma mo sarà lì dentro una base. Ma che ne so, sto guardando. Sto guardando a tutto, ragazzi. Non è che. Allora, ci dovrebbe essere un piccolissimo dildo di plastica che serve per. Per sollazzare ancora una per sollazzare il drone e filare c'è la gancino. Ora dove l'abbiamo collocata in questa simpaticissimo big scatolo non lo so, però aspetta perché mi chiedi fare cose con superficialità, no? E magari dai sicuro. Ecco. Questo Micheli superficiale. Questo è uno. Ecco, qui abbiamo la base per caricare il drone. C'è anche scritto che è di Call of Duty. Ci manca l'asticella. Dovete fare le cose con calma, perché dopo perdete la roba, è un casino. Non mi fa fare le cose con calma, mi sto facendo nervosire, sinceramente. l'asticella è qua. Colpa di Alfredo. Cavo USB e asticella da collegare alla base. Dov'è? Il bellissimo MQ27 drone. Collegare alla base e caricare il drone. Potresti fare un tentativo di farlo. E comunque, vabbè, una domanda che ci sta. Soddisfatto dei pochi soldi spesi? Allora, secondo me 180 euro sono troppi. Perché secondo me la cosa più bella è proprio il baule. Appunto il baule è fantastico. Il baule è bello, ragazzi, però dai, un drone così, piccolino, è proprio di polistirolo, cioè 180 euro. Sì, almeno di plastica lo potevamo fare. Cioè. E almeno di plastica lo potevamo fare un attimo più grande. Sono proprio di polistirolo questi qui. Sì, diciamo che più che altro è colorato veramente male, perché potevano dargli una colorazione che ricordasse un po' di più la plastica. Vabbè, sembra colorato un pennarello da un bambino, è un attimo acquisto.
ottima. Il baule è bello, resistente. Ci potete mettere un bel po' di roba. Lo portare in vacanza. Sì. Qui abbiamo finito. Cosa facciamo? Ciao a tutti, arrivederci. No, dai. Prossima. No, abbiamo finito. Non possiamo volare il drone. Salutiamo tutti gli amici di Videogioccare. Anche i non amici. Saluto da Jux, Filter e Max Forza. Ciao. Silus Planet, presidente.